Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Mondo Futsal su Tupontino, il format settimanale qui da Telegolfo per Mondo Futsal, che sicuramente è una panoramica per tutto il calcio del Basso Lazio. Parliamo di Serie B, come sempre in ordine, la Fondicalcio a 5, come previsto, non riesce appunto a fare risultato contro la terza della classe che il Nova Calvi Sport Ariccia, viene battuto per 10-3, però comunque continua alla sua prestazione sicuramente positiva, e anche in questo caso ha giocato una buona gara di fronte alla squadra, una delle squadre migliori del girone, quindi giustamente può succedere, anzi è prevedibile che possa essere comunque superata in tutto e per tutto. Primo tempo comunque è stato meglio del secondo, che la squadra di casa ha dilagato e ha portato il vantaggio per 10-3. Le marcature per i fondani ad opera di Lauretti, Triolo, scusate, e Massimiliano Triolo e Simone Olleia. Quindi una prestazione, ripeto, positiva che fa ben sperare per il futuro, ma è chiaro che stiamo parlando di un campionato che a questo punto della stagione deve essere solo concluso, perché comunque la retrocessione già c'è stata, appunto quella formazione della Real Torgianese che è stata declassata di fatto d'ufficio, e quindi si sta giocando un campionato semplicemente per concludere la stagione. Andiamo a fare il quadro dei risultati: Foligno ATS 7-1, Futsal Isola 4-6, Real Torgianese Marannussian 0-6, Ermas contro Prato Rinaldo 1-8, l'Acquedotto vince per 8-3 contro lo Sporting Lodigiani, e appunto l'Innova Calcio Sport batte la Virtus Fondi Calcio 5 per 10-3. Classifica: Prato Rinaldo 40, Innova Calcio Sport e l'Acquedotto 39 insieme a Futsal Isola, Marannussian 32, Fondi Calcio 5 penultimo con 3 punti, chiude la classifica la Real Torgianese ormai a 0 punti, ma ormai in categoria inferiore. Prossimo turno sarà appunto il match contro la Real Torgianese, quindi potrebbe essere utile per fare qualche prestazione, far divertire un pochino il pubblico di casa che non riesce a vedere la squadra di casa vincere queste partite. Spazio adesso al campionato di C1, ma qui parliamo del Ginnastica Studio Fondi che non riesce in questa fase a far suo l'incontro casalingo contro l'Atletico Ferentino. Era un'occasione ghiotta per incamerare quei punti necessari per allontanarsi dalla zona play-out, ma arriva la sconfitta, una prestazione sicuramente non positiva. Primo tempo finisce per 3-3, secondo tempo invece l'Atletico Ferentino riesce a superare gli avversari e quindi portare a casa quei punti che la fanno mantenere anche a lei nella zona play-out. Per la Gymnastic, da considerare che ci sono stati due errori importanti in fase realizzativa, due rigori sbagliati sia al primo che al secondo tempo e un tiro libero sbagliato da parte della formazione ospite. Ma è chiaro che non basta, c'era bisogno di fare bottino pieno, non è venuto. Le marcature per i fondani ad opera di Guastaferro, Saccaro e Emanuele Tesei, quindi sicuramente insomma una prestazione positiva per loro che hanno portato all'incasso del gol, ma è chiaro che per la formazione di Palluzzi diventa complicato adesso riuscire a buttarsi fuori dalla zona di play-out. Bisogna comunque vincere le gare, se no si rimane in questa zona. Quindi la classifica vede il Circolo Tennis 55 punti, Olympus 51, Lazio Calcetto 49, Ardenza 46, Lidossia 43, Capitolina 41, Mirafine 39, Futsal Palestrina 35, Casal Torrace 33, e poi il distacco con la Ginnastic Studio Fondi che si trova a 28 punti. Segue l'Atletico Civitavecchia 27, Atletico Fiorentino 26, Civitavecchia 25, Albano 24, e poi Pomezia Laurentum e Isimedi Porsche 6 punti. Quindi in questo caso
due retrocessioni dirette, quattro vanno replicate, quindi siamo dentro per quello che riguarda la formazione del ginnastica, che se riuscisse a vincere qualche partita sarebbe sicuramente importante, la farebbe salire in classifica. Da rilevare la presenza di Francesco Bisecco fra i goleador della classifica con 20 reti, è l'unico dato sicuramente positivo che può far solo piacere alla formazione della ginnastica, ma giustamente anche al giocatore direttamente Francesco Bisecco. Andiamo a guardare il prossimo turno che ci fa sperare in una vittoria se la ginnastica decide di giocare come sa fare, fuori casa contro l'Izmed Sports, ultima della classe, quindi bisogna qui mettere fuori una prestazione positiva per dare 3 punti alla classifica che potrebbero significare riuscire a portarsi fuori dalla zona play-out. È difficile, però ci si può provare anche perché comunque il calendario bisognerebbe guardarlo bene qui le prossime giornate, mancano poche giornate, quindi c'è da dare il meglio per restare nella categoria, perlomeno nella zona play-out, ma se si venisse fuori sarebbe meglio. Ed ora spazio alla serie C2, girone C. Le nostre tre rappresentanti, uno non ha giocato, il Terracina, che la partita è stata posticipata il prossimo 23 di marzo, mentre il Minturno vince alla grande fuori casa contro il Pondina Fuzzo per 9-1, doppietta di Riso, doppietta di Stanziale e rete a testa per Alves, Moreira, Faria, Di Stasio e Anderson Ribeiro. Quindi sicuramente una squadra che sta dimostrando di essere superiore alle altre. È vero che il Pondina Fuzzo è l'ultima della classe, ma giustamente sciorinare anche in questo caso una partita, una prestazione positiva è stato sicuramente interessante. L'altra squadra appunto che ci interessa, il Città dei 21, è in fase sicuramente calante, nel senso che probabilmente la squadra che ha a disposizione Giampiero De Calmente non è all'altezza della C2, infatti è stata battuta in casa da Città dei 21 Marina per 6-1, dal Vigo Cisterna, scusate, per 6-1, unico gol appunto del Città dei 21 Marina, Gargiulo, ma veramente questa è una scelta fatta da De Calmente che non ha accettato compromessi con altri giocatori che volevano comunque rientrare, oppure se voleva provare a recuperarli, invece preferisce retrocedere e andare avanti in questo modo per scelta appunto societaria. La classifica 21-53, Real Castelfontana 51, Anni Nuovi Ciampino 44, Eagles Aprile 37. Poi a 10 punti c'è CCP 1997 con 27 punti, poi Terracina 26, insieme a Atletico Anzio Lavigno, ma Terracina mi sembra che sia in zona tranquilla, certo deve comunque continuare a confermare quello che di buono sta facendo. Città di 21 Marino 22, e poi ci sono Vigor Cisterna, Città di Cisterna 21, Città di Latina 20, chiude la classifica il Pontina Futsal con 8 punti. Anche in questo caso Rico Di Stasio 31 punti nella zona della classifica marcatori e poi c'è appunto Vincenzo Zotto, la giocatore del Città di 21 Marino, presente con 28 gol, quindi sicuramente è un altro dato importante per una squadra che comunque sta scendendo in zona play-out. Per quello che riguarda il prossimo turno, Terracina giocherà in casa contro CCP 1987 e dovrà appunto giocare il suo match in rinvio con l'altra formazione che vi ho detto poc'anzi, Vigor Cisterna, Atletico Anzio Lavigno, Real Castelfontana, Città di Cisterna, Anni Nuovi Ciampino, Città di Minturno Marina, poi c'è Minturno che giocherà contro Città di Latina, e poi ancora Igos Aprile, Connect Sezze e Velletri, Pontina Futsal. Anche per la C2 abbiamo concluso, un attimo di pausa per tornare in studio e parlare di calcio di Serie C femminile. Eccoci alla Serie C femminile, soddisfazione anche in questo caso per la società e il gruppo dirigenziale che comunque vedono la squadra della Visfondi
del mister Ciro Iori, le ragazze appunto andare bene. Adesso hanno vinto sabato scorso fuori casa contro il Capitolina. È vero che comunque era una formazione al di sotto in classifica, ma era comunque partita in trasferta e quindi sempre comunque un minimo di timore ci deve essere. Invece la squadra ha giocato bene, ha vinto alla grande 8-3, tripletta di Claudia Testa, doppietta di Ilaria Centro, poi Alessia Cava e Malika Colantuono, quindi prestazione positiva. E la squadra adesso sta salendo la classifica. Speriamo insomma che non intoppi in altre situazioni poco gradevoli, ma è chiaro che comunque l'obiettivo salvezza dovrebbe essere raggiunto fra qualche settimana. La classifica vede la Football Club 58 punti, a seguire Virtus Ciampino 54 e via via le altre squadre. La Vis Fondi si trova a 30 punti, ultimo in classifica il Monti Fiascone con 7 punti. Anche per questo discorso del campionato vi menziono le giocatrici fondane presenti nella classifica cannonieri. La Claudia Testa si trova a 29 reti sotto la capo classifica qui Serena Stradaioli con 42. Poi c'è anche appunto Natascia Di Mascolo e Marica Colantuono con 16 e 12 punti e l'area centro anche lei presente con 15 reti. Quindi comunque il gruppo di avanzato sta facendo buone cose. Prossimo turno fuori casa, anzi no, scusate, in casa contro il 12-80, formazione di alta classifica, ma la Vis Fondi riesce anche in molti casi a farsi rispettare, quindi può sicuramente far su anche questa gara, ma è chiaro che comunque è difficile, ma ci deve provare. Quindi appuntamento per questo campionato la prossima settimana. Parliamo adesso di Serie D, Girone A, Girone B. Per il Girone A, vittoria importante per il Real Terracina del nuovo mister Vicari, che ha battuto per 4-1 la Virtus Latina in trasferta, mentre la Virtus Terracina viene battuta in casa dalla Latina Scalo per 6-4. La classifica vede comandare Real Podgora e Sporting Giovani Risorse con 41 punti, mentre la Virtus Terracina si trova a 12 e la Real Terracina ha recuperato qualche posizione, adesso è quinta con 37 punti. Per il prossimo turno, vediamo in questo campionato, abbiamo la Real Terracina che la Virtus Terracina, e la Real Terracina che giocheranno il derby, quindi è l'occasione per far venire un po' di persone al Palacarucci per vedere questa partita, sicuramente di richiamo fra le tifoserie opposte. Per il girone B, abbiamo appunto la Vis Fondi di cui avremo anche un filmato appunto della partita a cura di Flora Cappiello, e le altre partite, la Old Ranch che vince 11-4 contro Tremenzone, si conferma in ottima salute la formazione dell'ex tecnico appunto Giovannoni, poi ancora l'Atletico Gaeta che giocherà mercoledì in posticipo contro lo DLF Form, quindi anche in questo caso dovremo avere una conferma della qualità dell'Atletico Gaeta, che anche in questo caso è abbastanza in forma. Atletico Maranda che viene battuto in casa al Palavagnoli su 5-6, partite di cui abbiamo alcune interviste all'allenatore Collu, poi Ricciardera del Palavagnoli e Di Tucci del Maranola. Per quello che riguarda il Formio invece batte per 5-3 l'AS Vendotene, mentre il San Giovanni Spigno riesce a battere l'Olympus per 5-1. Infine la partita Virtus Fondi, Atletico Sperlonghi che conta poco, finisce per 5-5, ma il risultato non va a appannaggio di nessuno. La classifica 44 punti per Vis Fondi, 41 per l'Old Ranch 97. Aspettiamo poi conferme per l'Atletico Gaeta che attualmente è a 38 punti, a 10 punti di stacco c'è il San Giovanni Spigno, Olympus Sporting Club che deve recuperare una partita con la formazione dell'Atletico Maranola e ancora Palavagnoli 25, Atletico Sperlonghi 23 insieme a Virtus Fondi Calcio a 5 e Atletico Maranola 21 insieme a Sporting Terracina, Tremensuoli 18, DLF Formia 10 e ancora Associazione Sportiva Vendotene con 0 punti. Prossimo turno abbiamo la
l'Aviss Fondi che giocherà in casa contro l'Atletico Maranon in serata sabato sera. Poi c'è appunto l'Atletico Eibar fuori casa contro l'Atletico Sperlonga. L'Old Arancia andrà domenica mattina contro il Ventotene. Poi ancora DLF Formia 105, Olympus Virtus Fondi, Palavagnoli contro San Giovanni Spigno, Tremensuoli contro Sporting Terracina. Questo è il discorso legato alle formazioni appunto della Serie D. Ripeto, ascoltiamo, vediamo a seguire la videosintesi della partita Sporting Terracina Vis Fondi a cura di Flora Cappiello e poi l'intervista a Domenico Collo, allenatore del Palavagnoli 89 Itri, Richard Terra sempre del Palavagnoli 89 Itri e Di Ciucci, allenatore dell'Atletico Marano. Adesso al termine dell'incontro fra Maranola e appunto Palavagnoli 89, siamo con il mister del Palavagnoli. Oggi è arrivata la vittoria dopo tante sconfitte, qualche partita sicuramente giocata bene ma non vinta. Oggi si è giocato bene e si è vinto contro questo Atletico Maranola. Il risultato penso giusto o no?
diciamo, il risultato, a parte la vittoria, che è giusta. Penso che almeno questa volta lo possiamo dire, il risultato è un pochettino stretto, perché abbiamo creato numerose occasioni che purtroppo non sono state finalizzate, vuoi per imprecisione, vuoi per stanchezza. Però oggi i ragazzi hanno dato continuità alla partita scorsa, dopo la bella vittoria contro Cinelli, anche un'altra diretta avversaria per una posizione utile per i playoff, hanno dato continuità a questa partita. Devo essere sincero, devo fare complimenti ai ragazzi, magari dobbiamo avere un po' più di cattiveria sotto porta, altrimenti queste partite rimangono sempre sul filo come queste, perché il risultato poteva essere molto più rotondo se avessero sfruttato le numerose ripartenze, le numerose occasioni sul secondo palo. Rispetto alla partita che io ho visto con lo Spigno, è stata più gradevole la partita, come si vuol dire. Quella gara, insomma, c'è stato qualche problema di troppo nel costruire il gioco da parte di entrambe le squadre. Beh, diciamo che oggi siamo stati agevolati, tra virgolette, in maniera positiva dall'atletico Varano, che non si è assolutamente tirato indietro. E come avete potuto vedere, è stata una partita giocata da ambedue le squadre, nessuno voleva perdere, tutte e due le squadre volevano vincere, e come avete visto negli ultimi 5 minuti abbiamo sofferto tantissimo, perché loro volevano sfruttare il portiere in movimento, ma sono stati veramente bravi i 4 ragazzi in campo che hanno dato l'anima per mantenere questo risultato, che ripeto è oro per quanto riguarda una posizione utile per i playoff. Parliamo un attimo. È stata una partita strana. Alla fine il pareggio ci poteva anche stare per quello che si è visto. Siamo stati sempre in vantaggio per tutta la partita, abbiamo mollato gli ultimi 10 minuti, e il Bagnoli è stato cinico e ci ha punito dei nostri errori in fase difensiva, e quindi il calcetto è fatto così, non puoi mai dare per scontata tutta la partita fin quando non finisce. Infatti gli ultimi 10 minuti abbiamo preso questi gol che ci hanno, diciamo, spezzato un po' le gambe. La partita con il Mintun, quando la recuperate? Quella era un'altra partita che noi vincevamo 1-0 sotto un temporale allucinante, siamo stati sfortunati anche lì, stiamo facendo un'ottima prestazione. La partita che la dovremmo recuperare mi sembra mercoledì 19 alle 9 di sera lì a Scauri, e quindi sarà anche un'altra battaglia lì. Ecco. Ancora un giocatore del Pallavagnolo 89, Ricciardella, allora una partita, una bella vittoria, sicuramente serve per proseguire questa lotta per andare in zona playoff, no? Assolutamente sì, ci tenevamo tantissimo, visto che era una delle dirette concorrenti per appunto, come stai dicendo, per la zona playoff, importante soprattutto per il morale e anche per il mister, visto che per una nostra cosa interna di spogliatoio ci tenevamo soprattutto per lui. Ho capito. Come hai visto questo Maranola? Maranola l'ho visto abbastanza bene, anche se nel secondo tempo ho visto un po' calati dal punto di vista atletico. Abbiamo trovati meglio all'andata. Adesso le prospettive per voi rispetto a qualche settimana fa, anche perché vi ho visto qualche settimana fa qui in una partita in casa con lo Spigno, ma non per voi, per Maranola, che comunque dovete giocare con lo Spigno, squadra sicuramente molto robusta, che vi darà fastidio. Sì, assolutamente, una squadra ostica, all'andata ci sono state anche delle piccole screzze, anche una squadra, speriamo che insomma questa volta riusciamo ad avere la meglio, un'altra pretendente per la zona del Chiusura del programma con la serie di femminile, qui in questo caso abbiamo delle rappresentanti, l'unica rappresentante che va molto bene, il Forum 105 che ha battuto per 4-1 il Atletico Cisterna. Siamo alla 18ª giornata di questo campionato, come la serie di maschile. Poi ancora Ginnastica Studio Fondi sconfitto in casa dal Torice per 7-1. E il Tateo Gaeta ha battuto fuori casa per 12-0. La partita Cervaro San Giovanni Spigno è stata rinviata al prossimo mese. La classifica Liri Calcio 2013, Forum 905 Calcio e Torici, tutti e tre primi in classifica con 48 punti. Segue Igos Aprile a 40, Atletico Rocca Massima 36. E ancora Priviano Repini 35, Atletico Roccadaccia 27, Cervaro 22, Broccostella 18, Atletico Gaeta 12, Atletico Cisterna 11, San Giovanni Spigno 9 insieme a Giulianello,
chiude la classifica Ginnastica Studio Fondi con 4 punti. Prossimo turno abbiamo appunto l'Atletico Gaeta che si scontrerà con la Ginnastica Studio Fondi, Formia 105 Calci contro Priverno Lepini, San Giovanni Spigno contro Virtus Brocostella. Le altre partite, Liri Calcio, Atletico Cisterna, Atletico Rocca d'Arce, Igos Sapriglia e infine Torrice contro Giulianello. Anche in questo caso abbiamo chiuso il programma, quindi perché stasera abbiamo concluso. Appuntamento alla prossima settimana, sempre con Mondo Futsal Sud Pontino.